Buon pomeriggio, buon inizio di settimana e bentrovati all'edizione alle 14 del nostro telegiornale. In apertura abbiamo il presidente della regione Toma in una giornata che è all'apparenza partita, diciamo, con il piede giusto, non ci sono nuovi contagiati, un paziente di rianimazione ha lasciato la rianimazione, è stato messo in sub-rianimazione, sta meglio in sostanza. Buongiorno presidente, intanto ha lasciato i lavori del Consiglio, sappiamo, per stare qui con noi. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Allora, ci conferma che questa mattina è cominciata in modo, insomma, tranquillo, non ci sono nuovi contagiati e un paziente non è più in rianimazione. Le informazioni che avete appena dato sono esatte, ma le aggiungo una novità che mi è pervenuta mentre mi collegavo con voi. Il Gemelli ha regalato al Cardarelli un respiratore. C'è giunta, abbiamo detto che non ci sono nuovi contagiati, in mattinata si era diffusa la notizia che c'erano due nuovi casi positivi a Cerce Maggiore. Guardi, io non ne ho contezza di questa notizia. Non appena avremo contezza non mancheremo a darla, ma non ne ho contezza in questo momento. In Consiglio regionale lei ha detto questa mattina che per il picco bisognerà aspettare 10-15 giorni. Tipo di informazione in più possiamo dare ai cittadini quando diciamo la parola picco? Guardi, noi stiamo elaborando dei modelli epidemiologici fornitici da esimi professori e studiosi, e abbiamo anche lei lo sa, un comitato tecnico consultivo in unità di crisi, e secondo questi modelli potremmo, uso il condizionale, avere il picco nella prossima decina di giorni. E comunque siamo attenti a quel che succederà nei giorni prossimi. Faccio una domanda un po' più precisa. Quando si dice picco, che numeri dobbiamo aspettarci? Guardi, quando si dice picco si dice non tanto dove si arriva, ma da quale punto si torna indietro e si comincia a decrescere. Cioè, noi abbiamo dei numeri ad oggi gestibili e ragguardevoli. Certo che se arrivassimo in proporzione ai numeri della Lombardia avremmo problemi a gestirli da soli e dovremmo gestirli con la solidarietà della CROSS, cioè di quel circuito di soccorso che ha consentito a Bergamo di mandarci due pazienti. Picco significa il momento dal quale si comincia a decrescere. Capisco la sua prudenza ed è giusto che sia così. Provo ad aggirare allora la domanda. I numeri che abbiamo A oggi. me non li avrà, pure se aggira, perché non sono facilmente prevedibili. No, Noi no, ci no, però siamo. volevo fare questa domanda. Scusi se la interrompo, ma volevo chiederle, i numeri che abbiamo oggi rientrano, diciamo così, nel range delle cifre che vi aspettavate, che ci aspettavamo, sono inferiori o superiori? No, no, sono nel range che ci aspettavamo, però le dico subito che noi abbiamo avuto intorno al 26 un'impennata dei ricoveri e che mano a mano, pur aumentando i ricoveri, stanno riducendosi, stanno scemando. Ma non possiamo dire con certezza se siamo arrivati al picco perché abbiamo altre situazioni di sospetto contagio che potrebbero maturare, fatemi usare questa parola, la prossima settimana. Va bene, staremo Ancora gente naturalmente. in isolamento. Se non È l'avessimo, chiaro, è potremmo chiaro. fare una previsione più precisa. È chiaro, la situazione è chiara e potrebbe essere in evoluzione, questo lo abbiamo capito. Sono arrivati i primi soldi, comunque sono stati stanziati i primi soldi anche per quanto riguarda i comuni in Molise, abbiamo visto un piccolo elenco, forse ancora troppo poco. Lei questa mattina ha diffuso una nota nella quale ha criticato in maniera piuttosto energica anche il comportamento dell'Unione Europea. Ci cioè, può fare una sintesi del suo pensiero? Allora, la delegazione italiana del Comitato delle Regioni, di cui io faccio parte in rappresentanza del Molise, ha sottoscritto un appello all'Europa. Sto parlando del vicepresidente della Regione Siciliana, del consigliere comunale di Ravenna Ancarani, di Bardi, mio collega della Basilicata, di Cirio e così via. Noi abbiamo chiesto all'Europa solidarietà. Abbiamo chiesto all'Europa di convergere su questa emergenza, principalmente e anche economicamente, perché abbiamo la necessità
che il patto di stabilità che imbriglia i nostri bilanci sia liberato. Abbiamo la necessità che la spesa corrente può anche seguire norme di stabilità, ma la spesa per investimenti, di cui avremo bisogno nell'immediato, è una spesa che deve essere liberata completamente. Dobbiamo avere la possibilità di investire, dobbiamo anche avere la possibilità di accollarci in tutta l'Europa quelle che saranno le spese che dovremo sostenere. Sto parlando appunto di euro bond in relazione a questa emergenza.